Francesco Ferranti, lei è stato nominato nel comitato direttivo del partito di Forza Italia, nel comitato regionale e anche però il consigliere comunale più votato, era Forza Italia anche all'epoca o No, era all'epoca era Popolo della Popolo dei Libertà, sì, Libertà? Però Popolo della Libertà. lei era stato il candidato più votato, mi pare, Io no? sono stato Del il centrodestra. primo degli eletti del centrodestra nella città di Terni e fui anche il secondo più votato nella città di Terni dopo l'assessore Piermatti, che all'epoca era anche il segretario provinciale della CGIL, Sì. insomma, quindi diciamo che forse aveva un punto di partenza di un certo vantaggio, insomma, Ecco, ecco. intanto una domanda, lei si candiderà alle prossime amministrative? Io credo, sento il dovere di cercare di dare il mio contributo fattivo e più produttivo possibile per permettere che questa città abbia una svolta, abbia un'amministrazione migliore, abbia un'amministrazione che impieghi meno risorse nel sostenere le proprie clientele, sviluppi una strategia di rilancio economico seria che parta dal realizzare alcune infrastrutture indispensabili per il nostro tessuto industriale che è completamente in collasso, dalla siderurgia alla chimica, alle acque minerali, la San Gemini è una vicenda nota, salvata in extremis, insomma, ma ora bisogna procedere a rilanciarla seriamente e questo territorio è un territorio che ha una carenza infrastrutturale per quelle che sono le nostre realtà imprenditoriali, cioè una multinazionale che qui sta oggi vuole starci se il territorio è competitivo e una centrale elettrica per l'energia a basso costo per il sistema, diciamo, produttivo di questo territorio è indispensabile, andava fatta 10 anni fa. Nei tempi in cui il governo Berlusconi aveva siglato con le istituzioni locali e i sindacati il famoso patto di territorio, non si è realizzata per i disaccordi interni alla sinistra, regione, comune di Terni, provincia, comune di Narni. Noi vorremmo anche uno sviluppo economico eco-compatibile, cioè con una fortissima attenzione. Io ultimamente ho lanciato sulla stampa, io credo anche proprio sul vostro sito, sul vostro giornale online, la mia proposta di far riunire la Commissione Garanzia e Controllo del Comune di Terni in una ispezione, in un chiarimento, in una cosiddetta operazione verità per capire qual è l'incidenza di inquinamento del sistema industriale in questa città, cosa si fa per limitarlo, cosa si potrebbe fare di più nel rispetto della necessità di informazione dei cittadini, ma anche nel rispetto delle realtà economiche, perché bisogna stare attenti che Terni, voglio dire, non debba fare per strumentalismi politici e per la ricerca del consenso fine a se stessa di alcune forze politiche la fine di Taranto, dove poi la gente si trova in mezzo alla strada con migliaia di persone senza posto di lavoro. La nostra situazione economica non permette di giocare su queste cose. Noi vogliamo anche portare avanti un rilancio dell'università, noi vogliamo anche riprendere il progetto di Ciaurro che era quello di aprire su Roma. Per aprire su Roma bisogna offrire però una città fruibile, una città che abbia dei servizi al cittadino che funzionano, ad esempio la raccolta differenziata, ad esempio dei collegamenti ferroviari che siano potenziati e non di anno in anno diminuiti. Ecco, qui siamo già al programma elettorale. Diciamo, ho fatto una breve esposizione di No. alcuni nostri punti di vista, ma in una città dove le cose vanno così male come a Terni, dove tutte le strade della città sono ridotte a delle mulattiere, dal centro alla periferia, di programmi se ne possono fare di semplicissimi, agilissimi, da applicare fin dal primo giorno. E io, per esempio, credo che fin dal primo giorno, se noi dovessimo vincere le elezioni, dovremmo andare a risparmiare i soldi dei cittadini ternani tagliando convenzioni improduttive come quella della esternalizzazione della cultura in città affidata a dei soggetti privati che prendono troppi soldi e hanno anche delle appartenenze ben note ad un certo sistema politico, promuovono una cultura che non è plurale, che è solo di parte, che tiene conto di chi ha fatto cultura nel settore politico della sinistra e sviliscono alcune figure, diciamo, della nostra città che hanno avuto una rilevanza culturale. Mi viene in mente il professor Vincenzo Pirro, ad esempio. Sì, io capisco, Ferranti, consigliere Ferranti, diciamo però molto più prosaicamente la invito a fare delle considerazioni sul fatto che invece voi continuate a bruciare i vostri candidati sindaco, insomma, il professor Dario Guardaben ha dovuto ritirare la candidatura. È di oggi la notizia che un altro ipotetico candidato
ovvero sia Crescimbeni, ha ritirato la sua disponibilità e insomma sì, i programmi vanno bene, ma non c'è un candidato, cioè non sapete chi candidare per la conquista di Palazzo Spada. Mi viene da rispondere innanzitutto che la calma è la virtù dei forti. Noi siamo forti in quanto siamo consapevoli di avere una classe di amministratori capaci, radicata sul territorio, di avere dei programmi seri ben definiti e molto agili, che poi tra l'altro si rifanno ai programmi nazionali del partito. Siamo consapevoli di avere il presidente Berlusconi che nelle campagne elettorali riesce a recuperare consenso come nessun altro, diciamo forse al mondo, ma E che sicuramente portate nessun Berlusconi a altro. Terni per cercare di vincere? Diciamo sicuramente la nostra commissaria regionale, l'onorevole Polidori, ha avvicinato molto in questa regione, in questo territorio, la figura del presidente Berlusconi con l'Umbria e anche con Terni. Sono stati diversi gli incontri del partito a Montefalco, in incontri di club a Perugia e anche probabilmente in un prossimo incontro che stiamo organizzando con un consigliere comunale di Orvieto ad Orvieto, situazione in cui è intervenuto telefonicamente il presidente Berlusconi di fronte a platee di centinaia di persone e il nuovo coordinamento regionale è ripartito su un rilancio di entusiasmo e di questo va fatto merito all'onorevole Polidori che ha saputo, diciamo, costituire una squadra che lavora con entusiasmo e fattività. E ora, diciamo, abbiamo anche la possibilità di avvicinare al territorio il presidente Berlusconi. Se dovesse riuscire anche a venire in Umbria, ci farà un regalo importantissimo. Noi non mancheremo nel chiederglielo. Poi, ovviamente, lei sa che gli impegni del presidente Berlusconi sono molteplici, insomma, quindi speriamo che possa Sì, però farcela. stai eludendo un po' la mia domanda, Prego. ovvero sia, insomma, guarda il bene no, Crescimbeni no, questo candidato non c'è. Come ha detto Federico Salvati, il nuovo centrodestra, dal cilindro di Forza Italia non esce nessun coniglio. Ma diciamo, intanto dal cilindro di Forza Italia esce il consenso elettorale, cioè quello che manca al nuovo centrodestra dell'amico Federico Salvati, perché è bello avere delle sigle innovative, ma bisogna anche che dentro le sigle ci siano poi i contenuti e le sostanze. Il nuovo centrodestra a Terni e provincia ha ben pochi contenuti e ben poche sostanze, al di là dell'affetto e della stima per l'amico Salvati o per qualche amico della provincia. In realtà pochissimi che in provincia di Terni hanno seguito questa nuova scelta del nuovo centrodestra di Alfano. Inoltre l'amico Salvati ha fatto delle dichiarazioni che sono del tutto infondate e non veritiere. Non è vero che Forza Italia ha due anime, non è vero che Forza Italia è spaccata, non è affatto vero che c'è una contrapposizione tra il coordinatore provinciale Masciarri e tra il nostro capogruppo in regione Raffaele Nevi. Io che sono un dirigente regionale del partito, che quindi lei mi consentirà, conosco l'anima del partito e l'organizzazione del partito meglio del collega Salvati, che tra le altre cose è nel gruppo misto o nella sigla ex PDL da diversi mesi, forse un anno, le posso dire che in questo momento c'è uno spirito costruttivo a fare il massimo nell'interesse dei cittadini, della città, per dare a questa città un'amministrazione dignitosa. Ecco, ma insomma, il candidato non c'è, di conseguenza non ci sono nemmeno le alleanze, rischiate di correre da soli. Ecco, a livello regionale, l'onorevole Polidori, la nostra commissaria, e noi della squadra regionale che l'affianchiamo, stiamo intanto costruendo le alleanze. E intorno alle alleanze poi uscirà Ma anche alleanze il con chi? nome Scusi del Ferranti, candidato alleanze sindaco. con chi? Beh, Perché? alleanze intanto con dei movimenti politici che non siano pure sigle, ma che abbiano anche una sostanza. Io, ad esempio, ritengo che Fratelli d'Italia sia un movimento politico che abbia anche una sostanza elettorale, dei programmi ai quali io do anche una certa affidabilità e ai quali io do anche una mia certa condivisione. Ad esempio, l'onorevole Meloni a livello nazionale negli ultimi mesi ha parlato moltissimo del vincolo di mandato, cioè quello di inserire in Italia
Italia una legge per me fondamentale, che chi viene eletto in un partito e poi decide di cambiarlo, insieme al cambio di partito lasci anche il posto elettivo che ha occupato, perché i cittadini lo hanno votato in quel partito, quindi il mandato che ricopre non è personale ma è di chi gli ha dato il voto e lo deve esercitare nell'interesse di chi ha dato il voto. In Italia è troppo diffuso questo trasformismo e ricollocamento a seconda delle esigenze e delle convenienze personali del momento. Senta, ma insomma questo nodo quando verrà sciolto? Ma guardi, io credo che siamo arrivati veramente agli sgoccioli. Ora si concluderanno le alleanze e poi verrà anche, diciamo, reso noto il nome del candidato sindaco, che sarà sicuramente una persona di spessore, di livello, capace, con un'esperienza amministrativa. Per quanto riguarda quello che mi diceva lei, noi non abbiamo bruciato nessuno, ci sono state in campo delle disponibilità. Prima è stata per alcuni mesi in campo la disponibilità del professor Guardalben, poi il professor Guardalben per alcuni motivi di percorso, ovvero un percorso che è stato diciamo legittimato da degli organismi di partito che non sono quelli che per statuto decidono chi è il candidato sindaco di Forza Italia in una città capoluogo di provincia. Nelle città capoluogo di provincia i candidati sindaci li stabilisce il regionale in accordo con il nazionale, quindi con Berlusconi. Il professor Guardalben è una persona che era stata momentaneamente indicata dagli organismi localistici del partito, poi si è ritenuto che Forza Italia, prima di individuare una persona, dovesse individuare un'eventuale coalizione il più possibile ampia, perché io credo che ancora questa volta a Terni la metodologia della coalizione sia quella che ci dia più garanzie. Certamente una coalizione che non si può fare a tutti i costi contro i programmi, non rispettando le nostre ideologie o i nostri programmi nazionali. Noi troviamo difficoltà a poterci alleare con chi, come nella lista Il Cammello e nelle liste civiche, sostengono che in Umbria si debba fare l'ospedale di Narnia Amelia, non perché abbiamo nulla contro i cittadini narnesi ed amerini, ma il progetto nazionale è quello della razionalizzazione della sanità, rendendola realmente funzionante. Allora noi dobbiamo dire che prima di pensare a nuovi presidi ospedalieri che siano scatoloni vuoti, dobbiamo rendere veramente, diciamo, efficiente, veramente un'eccellenza l'ospedale di Terni, che ha bisogno di riqualificazioni e nel quale non è accettabile che la gente aspetti anche 10 mesi per una risonanza magnetica oppure un esame, insomma. Quindi lei esclude un appoggio di Forza Italia a Franco Dodini? Ma guardi, diciamo, si sono pronunciati già prima di me dei nostri dei dirigenti importanti del nostro partito, il coordinatore Masciarri, sì, ha detto la sua, sì, in una sua intervista. Sì. Io dico che in questo momento penso che certamente con quelle liste civiche non c'è nessun tipo di convergenza programmatica. Senta, ma sarà un candidato locale o uno catapultato da Roma, per esempio? Ma catapultato, se dovesse arrivare qualcuno da Roma, arriverà qualcuno di tale livello che non è catapultato da nessuna parte. Chiaramente io credo che qui ci siano degli amministratori di un livello di esperienza, di un livello di preparazione tale in grado da essere, diciamo, degli ottimi interpreti della campagna elettorale e nell'interesse della città, dei cittadini, per dare un vero futuro a questa città, locali, insomma, che hanno maturato radicandosi in questo territorio la propria esperienza, quindi avendone a disposizione alcuni qua con una lunga esperienza e con ruoli istituzionali e con risultati elettorali anche importantissimi, credo che potrebbe non esserci la necessità di portare qui qualcuno che sia anche importante da fuori. Grazie Ferranti. Prego, buonasera.